La selezione delle piante in laboratorio tramite modifica genetica viene utilizzata per creare nuove varietà più resistenti alle malattie, alle intemperie, con determinate caratteristiche. Purtroppo, come sappiamo, i prodotti OGM sono spesso sterili, rendono sterili, sono dannosi e ci fanno ammalare. La selezione si può fare anche biologicamente, invece, in un orto biologico, ad esempio come questo, possiamo scegliere la pannocchia da semina per l'anno prossimo. Questo è tutto mais, anche quello è tutto mais, e a seconda del tipo di pianta possiamo scegliere le caratteristiche. Sono state piantate in momenti diversi, però queste due sono ovviamente le più alte, insieme con quelle due laggiù, quindi potremo selezionare queste pannocchie da semina per avere una specie che tendenzialmente sarà più alta. Potremo aspettare di vedere quanto saranno grandi le pannocchie per scegliere una specie produttiva. Magari questa rimarrà piccolina. Potremo guardare quali sono le piante più o meno attaccate dagli afidi e in questo modo scegliere una resistente, più resistente a determinate malattie e insetti. Combatti gli OGM con la selezione naturale. Ciao bello!